leggeremo quindi gli ultimi versi, poi torneremo sui versi precedenti, dal versetto 19, del capitolo 5 del secondo libro dei Re. È Eliseo che parla con Naaman il Siro, questo versetto. Eliseo gli disse: vai in pace. Ed egli se ne andò e fece un buon tratto di strada. Ma Geazi, servo di Eliseo, uomo di Dio, disse fra di sé: ecco, il mio signore è stato troppo generoso con Naaman, questo Siro, non accettando nulla dalla sua mano, quanto egli aveva portato. Com'è vero che il Signore vive, io voglio corrergli dietro e avere da lui qualcosa. E così Geazi corse dietro a Naaman. E quando Naaman vide che gli correva dietro, saltò giù dal carro per andargli incontro e gli disse: va tutto bene? Ed egli rispose: tutto bene. Il Signore, il mio Signore, mi manda a dirti: ecco, proprio ora mi sono arrivati dalla regione montuosa di Efraim due giovani dei discepoli dei profeti. Ti prego, da loro un talento d'argento e due cambi di vestiario. E Naaman gli disse: no, ti prego, accetta due talenti. E gli fece premura, chiuse due talenti d'argento in due sacchi con due cambi di vestiario, li caricò addosso a due dei suoi servi che li portarono davanti a Geazi. Giunto alla collina, Geazi prese i sacchi dalle loro mani, li ripose nella casa e rimandò indietro quegli uomini che se ne andarono. E poi andò a presentarsi davanti al suo signore. E Eliseo gli disse: da dove vieni, Geazi? Ed egli rispose: il tuo servo non è andato in nessun luogo. Ma Eliseo gli disse: il mio spirito non era forse presente laggiù quando quell'uomo si voltò, scese dal suo carro per venirti incontro? Forse è questo il momento di prendere denaro, di prendere vesti, uliveti, vigne, pecore, buoi, servi e serve? E la lebbra di Naaman si attaccherà perciò a te e alla tua discendenza per sempre. E Geazi uscì dalla presenza di Eliseo tutto lebbroso, bianco come la neve. È la fine della storia di Naaman, che però, come vedete, finisce con un altro personaggio, questo Geazi. Naaman il Siro è l'uomo che era lebbroso e viene guarito, poi lo vedremo adesso brevemente, miracolosamente dal Signore. Ma mentre Naaman viene guarito dalla lebbra, perché era lebbroso, un altro la lebbra se la piglia. Geazi. Di Geazi si parla sempre molto poco, si parla sempre di Naaman che guarisce, perché a noi ci piacciono le cose positive dei racconti, e si parla poco di Geazi che la lebbra se la prende. Ma nella Bibbia dobbiamo sempre considerare sia la parte positiva che la parte invece negativa, perché anche quella ci fa bene. E questa sera appunto considereremo di questo capitolo 5 i personaggi. È una storia, come vedremo, animata da personaggi sia positivi che negativi, tutti diversi, ma ognuno di loro rappresenta qualcosa, di importante per me e per te proprio questa sera. Innanzitutto c'è Naaman, che vediamo nel capitolo 5 del versetto 1, viene presentato come il capo dell'esercito del re di Siria, un uomo tenuto in grande stima e onore presso il suo signore, perché per mezzo di lui il signore aveva reso vittoriosa la Siria, ma quest'uomo forte e coraggioso era lebbroso. Quindi questa è la presentazione del personaggio principale, Naaman, un siriano, un generale valoroso, dice la Bibbia, forte e coraggioso. La parola forte e coraggioso nella Bibbia di solito è applicata soltanto agli eroi di Israele, ma in questo caso la Bibbia la applica a Naaman, pensate, forte e coraggioso. Quindi quest'uomo era veramente un valoroso soldato.
era un uomo stimato da tutta la sua nazione, dal suo re, perché per mezzo di lui il Signore, guardate, è interessante questo, il Signore, il Dio di Israele, aveva reso vittoriosa la Siria. Naaman, il siriano, valoroso generale, forte e coraggioso, è inconsapevole strumento di Dio, del Dio che non conosceva. A quel tempo Israele era mezzo sviato, i re di Israele erano dei malvagi e il Signore correggeva il suo popolo anche permettendo le sconfitte e usava i popoli vicino. E Naaman fu uno strumento inconsapevole della correzione di Dio per Israele, pensate, lui non lo sapeva. Una leggenda dei rabbini, che ce ne hanno tante di leggende, i rabbini, però interessante questa, dice che Naaman era quel soldato siriano che qualche capitolo prima, in una battaglia tra Israele e i siriani, che viene descritta dove c'erano due re, c'era Josafat, re di Giuda, e Acab, un re malvagio, re di Israele. In questa mischia Acab si era travestito per non essere riconosciuto e qualcuno tirò una freccia a caso e uccise Acab. E nella leggenda dei rabbini, interessante, questo qualcuno è Naaman, perché Naaman aveva reso vittoriosa la Siria, come dice la parola di Dio. Non lo sappiamo. Sappiamo di lui che era un uomo ricco, perché quando andò, come vedremo, da Eliseo, si presentò con dei doni, con un corteo, e questi doni che lui portò erano dei doni particolarmente preziosi. Leggiamo al versetto 5, egli partì, perché poi vedremo perché partì, andò in Israele, prese con sé 10 talenti d'argento, 6.000 sicli d'oro, 10 cambi di vestiti. I vestiti erano preziosi come i soldi a quei tempi, eh? Non c'era, come si chiamano, questi discount, i Porta di Roma, gli sconti, i saldi, no, i vestiti erano dei beni di grande preziosità. Ma rapportando ai tempi moderni, quello che si è portato dietro Naaman, che non aveva la carta di credito, cioè aveva dei carri che trascinava tutta questa roba, il valore è calcolato in circa 1.200.000 euro. Lui è andato per fare un regalo ad Eliseo, che vedremo, con 1.200.000 euro. Quindi era un ricco e valoroso generale siriano, era un uomo di successo, ma, come ha detto la Bibbia, era lebbroso. Lebbroso. È interessante questo ma. Naaman era un lebbroso. La lebbra, sappiamo, è una malattia molto brutta, grazie a Dio è quasi debellata su tutta la faccia della terra, ma a quei tempi era assolutamente una piaga. E la cosa brutta della lebbra è che tu ce l'hai e non te ne accorgi. Cioè, praticamente, tu diventi lebbroso poco a poco. Ci vuole tanto tempo. Ho letto qualcosa sulla lebbra, addirittura te ne puoi accorgere, c'è un periodo di incubazione di 10 anni in certi casi. Cioè tu c'hai la lebbra e non lo sai. Tu sei lebbroso e non lo sai. Ma un certo giorno ti alzi la mattina e questa lebbra si è manifestata con eruzioni, con delle fistule, con delle cose cutanee, molto brutte. Adesso non entro in termini medici, però probabilmente avrete visto qualche documentario sulla lebbra, che poi poco a poco, la caratteristica di questa malattia, che piano piano ti divora, comincia a divorarti le mani, i piedi, può arrivare a divorarti gli occhi, il volto, ti sfigura il volto, e quindi una malattia terribile che sfigurava, che rendeva impuri, perché i lebbrosi venivano cacciati, venivano allontanati. Sono anche le leggi, sappiamo, nel Deuteronomio, nella legge ci sono le regole sanitarie per il lebbroso, e Naaman, con tutta questa ricchezza, era un lebbroso. Potremmo dire era un povero ricco, o un ricco povero, scegliete voi. Ma chi avrebbe fatto a cambio con Naaman? C'ha tutti quei soldi, c'è tutta quella gloria, e sei un lebbroso. Questo Naaman ci fa pensare a
a qualcosa che accomuna tutto il genere umano. Tutti gli uomini sono come Naaman, tutti sono come Naaman, perché la lebbra è la figura dei nostri peccati. Quindi non c'è nessuno sulla terra che non sbagli mai, che non pecchi mai. Non c'è neppure un giusto, dice la Bibbia, neanche uno. Tutti hanno peccato. E questa lebbra del peccato, dei nostri peccati, è come la lebbra quella della malattia, piano piano si manifesta e divora l'anima, divora lo spirito degli esseri umani. Infatti Gesù diceva che giova l'uomo se guadagna tutto il mondo, come Naaman, c'ha un sacco di migliaia e milioni di euro, di vestiti e di gloria, e poi un lebbroso, e poi perde l'anima sua, dice Gesù, che ci ha guadagnato. Come Naaman anche noi eravamo così. E c'era bisogno per Naaman di un miracolo, perché allora non si curava la lebbra, c'era bisogno di un miracolo. E così Naaman è la figura del genere umano che giace nei suoi peccati e ha bisogno di un miracolo, e questo miracolo lo può fare soltanto il Signore Gesù. Quindi Naaman, generale siriano, è un lebbroso. Ma come vediamo al versetto 2, a casa sua c'era una persona speciale. Alcune bande dei siri, in una delle loro incursioni, avevano portato prigioniera dal paese di Israele una ragazzina, che era passata al servizio della moglie di Naaman. La ragazza disse alla sua padrona: «Oh, se il mio signore, cioè Naaman, potesse presentarsi al profeta che sta a Samaria, egli lo libererebbe dalla sua lepra». E questo è il secondo personaggio di questa storia bellissima, la fanciulla di Israele, la ragazzina che, immaginate voi, era stata presa prigioniera da una banda di soldati siri, quindi che è una tragedia, immaginate la famiglia, no? Questa ragazzina che è strappata dalla famiglia, portata via, fatta prigioniera, diventa una serva, viene acquistata o portata o regalata, non sappiamo in che modo, a Naaman, alla sua casa, e lì diventa una schiava, una serva, ma probabilmente la trattavano bene, perché noi vediamo nelle parole di questa ragazzina quasi, no, una riconoscenza nei confronti di Naaman. Probabilmente Naaman non era così cattivo a casa sua, era accogliente. E questa ragazzina, questa serva, è un personaggio importante, perché nella casa del suo signore di Naaman in Siria era l'ultimo gradino della scala sociale, una schiava, una prigioniera, una straniera, vero? Eppure, grazie a questa ragazzina, Naaman ritroverà la salute e la vita di quella famiglia sarà completamente sconvolta, cambiata in bene, e addirittura diventeranno pure dei credenti per la fede di una ragazzina che ebbe il coraggio di testimoniare. Che bella figura questa, vero? La fanciulla di Israele, prigioniera a casa di Naaman. Lì, come dire, stiamoci zitti, invece, che fa? Testimonia. Oh, se il mio signore potesse andare dal profeta Eliseo, lui sì che lo potrebbe liberare dalla lebbra. Quindi, in qualche modo, questa ragazzina testimonia, non si vergogna, parla del Dio di Israele a casa di Naaman e dà una buona notizia, evangelizza. C'è salvezza, c'è guarigione, però devi fare qualcosa, devi prendere, partire e andare dal profeta. Che bella figura questa fanciulla di Israele, l'ultima nella scala sociale e la prima davanti a Dio, perché trasforma la vita di quella famiglia, porta il valoroso generale Ciro ad essere un credente, come vedremo dopo. Cosa dice l'Apostolo Paolo della Chiesa? Noi come siamo nel mondo? Come siamo visti? Siamo importanti? Insomma, non è che ci considerino molto, Dice l'Apostolo Paolo: guardate in mezzo a voi, guardate in mezzo a voi, guardate. Non ci sono molti sapienti secondo la carne, professoroni. C'è qualche professorone? No. Non ci sono molti potenti.
C'è qualche potente in mezzo a noi? No. Non ci sono molti nobili. E io sì, fratello, ho fatto su internet la ricerca araldica e mi hanno mandato lo stemmino. E guarda, sono tutti finti, lascia per. Ma se dai 100 euro ti trovano subito lo stemma araldico. Non ci sono molti nobili. Poi che dice Paolo? Perché Dio ha scelto le cose pazze del mondo. Se è qualcuno che era pazzo prima di conoscere il Signore, io non lo so certi qua, veramente dei matti. Poi Dio ha scelto le cose deboli del mondo. C'era qualcuno che era debole, si sentiva così debole prima di conoscere Gesù? Sì, quanti di noi. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo. Perché no? Eravamo anche ignobili prima di conoscere Cristo, vero? Dio ha scelto le cose disprezzate, eravamo disprezzati. Dio ha scelto le cose che non sono, quindi qui c'è proprio l'ultimo gradino, quelli che proprio non è, inesistenti. Dio le ha scelte come quella ragazza, quella fanciulla di Israele, per svergognare le forti e perché la gloria vada soltanto a Lui. Gloria a Dio, vero? Perché nessuno si vanti di fronte al Signore. Una piccola fanciulla presa prigioniera, schiava, porta il generale siriano, il potente generale siriano, a cercare Dio. Gloria a Dio. Coraggio, fratello, coraggio, sorella. Coraggio. Non ti sentire una persona inutile, perché il Signore ti ha messo lì in quel posto difficile, forse, proprio perché devi essere come questa ragazza e portare qualcuno ai piedi di Gesù. Qualche lebbroso che trova guarigione, e guarigione spirituale, perché lebbrosi, abbiamo detto, ce ne sono tanti, della lebbra del peccato. Ma Gesù ancora libera dalla lebbra del peccato. Terzo personaggio della storia è quindi il profeta Eliseo. Qui saltiamo il passo. Naaman andò a chiedere il permesso al re di Siria, versetto 4, leggiamolo. Andò dal suo signore e gli riferì la cosa dicendo: qui la ragazza del paese di Israele ha detto così e così. Voi vedete in Naaman, cioè questo generale Siro, che dà una grande importanza a quello che gli ha detto questa ragazzina, questa adolescente, non so quanti anni avesse, forse 13 anni, 14 anni, e questa non si vergognava di parlare di Dio a casa del generale, e va dal re di Siria a dirgli: questa ragazzina ha detto così, c'è anche la moglie di mezzo, la moglie di Naaman pure esercita fede, vero? Quindi inizia ad avere fede, per essere guariti dobbiamo cominciare a camminare per fede, e Naaman comincia a muoversi per fede, dà retta a quello che quella bambina, quella ragazzina gli aveva detto, e va dal re a dirlo: mi ha detto così. E il re di Siria dimostra comprensione. Il re di Siria disse: va, ti darò una lettera per il re di Israele, una lettera di raccomandazione. Ed egli dunque partì, prese con sé, abbiamo detto, 1.200.000 euro, più vestiti vari, e andò dal re di Israele. E al verso 6 portò al re di Israele la lettera che diceva: quando questa lettera ti sarà giunta, saprai che ti mando Naaman, mio servitore, perché tu lo guarisca dalla lebbra. Cioè questo re di Siria aveva capito poco, però. Appena il re di Israele lesse la lettera, si stracciò le vesti e disse: sono forse Dio con il potere di far morire e vivere che costui mi chieda di guarire un uomo dalla lebbra? È cosa certa, evidente, che gli cerca pretesti contro di me. E adesso arriva Eliseo, il nostro terzo personaggio. Quando Eliseo, l'uomo di Dio, udì che il re si era stracciato le vesti, gli mandò a dire: perché ti sei stracciato le vesti? Quell'uomo venga pure da me e vedrà se c'è un profeta in Israele. La parola della bambina trova adempimento nella parola di Eliseo. Guardate, il piano di Dio per Naaman, straordinario. Sembra certe testimonianze nostre, come ha fatto il Signore con alcuni di noi, vero? Delle situazioni incredibili, delle testimonianze che ci arrivano dalla persona più impensabile, e poi tutto a un certo punto va avanti secondo il piano di Dio, fino a che noi veniamo guariti dalla lebbra. Venga pure da me. E quindi vediamo Naaman, dunque venne con i suoi cavalli, i suoi carri, immaginate tutta questa processione di beni, di ricchezze, si fermò alla porta della casa di Eliseo
Ed Eliseo gli inviò un messaggero a dirgli: va, lavati 7 volte nel Giordano e la tua carne tornerà sana e tu sarai puro. È bella la figura di Eliseo, l'uomo di Dio. Chi rappresenta Eliseo in questo passo? Rappresenta l'uomo di Dio, in senso assoluto, il nostro Signore Gesù. Infatti si comporta come Gesù, Eliseo, lui che è una figura di Cristo. Perché si comporta come Gesù? Perché invita Naaman ad andare da lui. Vi ricorda niente di Gesù questo? Eliseo dice: di a Naaman di venire da me. Vieni Naaman, vieni Naaman. Cosa ha detto Gesù a tutti noi? Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io darò riposo alle anime vostre. Come Eliseo, vieni Naaman, venite a me. Poi fa un'altra cosa che fa Gesù, Eliseo. Utilizza un messaggero. Naaman arriva a casa sua, lui non si fa vedere e manda un messaggero ad annunciare una buona e semplice notizia. Il messaggero va e dice a Naaman, appunto: Naaman, lavati 7 volte nel Giordano, la tua carne tornerà sana e tu sarai puro. Quindi una buona notizia, tu sarai guarito Naaman, tu guarirai, però devi fare una cosa, ti devi andare a lavare nel fiume 7 volte. Un messaggero. Questo ci parla proprio dell'evangelizzazione. Gesù ha mandato noi, vero? Non è che anche quando stava sulla terra mandava i suoi discepoli a 70 alla volta, ha scelto 12 apostoli. Il Signore manda noi, fratelli, noi siamo i suoi messaggeri, a portare la buona notizia. C'è la guarigione dalla lebbra del peccato. Ma devi fare qualcosa. Lavati e sarai guarito. Rifletti su questa parola. Guardate quanto è attinente al Nuovo Testamento. Per essere guarito dalla lebbra ti devi lavare. Lavare. Devi essere lavato. Ma non c'è l'acqua del Giordano. Non c'è più l'acqua del Giordano. Cosa dice l'Apostolo Giovanni? Se camminiamo nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo figlio, ci lava, ci purifica da ogni peccato. Quindi per essere guariti dobbiamo essere lavati, ma non più nell'acqua del Giordano, ma nel sangue di Gesù. Quando sono entrato in chiesa la prima volta, qualche anno fa, diciamo parecchi anni fa ormai, sentivo queste preghiere che mi sembravano proprio strane, devo dirvi la verità. Signore, lavaci con il tuo sangue. Poi fatta una voce abbastanza anche elevata, io dicevo, mi chiedevo, ma che vuol dire? Effettivamente sono espressioni un po' molto bibliche, difficilmente magari un amico che entra, un ospite che viene in chiesa la prima volta riesce a capire questa frase, che non conosce la Bibbia, ma in realtà è vero. Signore, lavaci con il tuo sangue. Significa che, Signore, il tuo sangue, il tuo sacrificio mi purifica dalla mia lebbra di peccato. Quello significa lavami con il tuo sangue. E avevamo tanti cantici antichi dove viene detto in continuazione, si parla del sangue di Gesù. Ce n'è uno in particolare, ricordo che cantavamo alla Santa Cena, che dice proprio così: lavami, lavami. Chi è che lo conosce? Lo conoscete, vero? Lavami con il tuo sangue, Signore. Ma in realtà questo è un concetto biblico, perché per essere purificati il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. Lavati e sarai guarito. Guardate come ritorna il messaggio dell'Antico Testamento, come fa eco il Nuovo Testamento. Eliseo è la figura di Cristo. E arriviamo al nostro personaggio, Gehazi. Naaman va al Giordano, c'è avuto un momento così di imbarazzo, perché quando vanno da Naaman al versetto 11 a dirgli vatti a buttare nel Giordano 7 volte, Naaman si infuria e dice: come? Io sono venuto fino a qua e tu, questo mi, neanche si è fatto vedere, e mi manda al Giordano a buttarmi nel fiume Giordano? Ma i fiumi di Damasco, Labana e il Parpar,
Non sono forse migliori tutte le acque di Israele? Non potrei lavarmi in quelli ed essere guarito? E voltatosi se ne andava tutto infuriato. Ma i suoi servitori si avvicinarono a lui e gli dissero: Padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una cosa difficile, non l'avresti fatta? Quanto più ora che ti ha detto lavati e sarei guarito. Quanto interessante questa parola dei servitori di Naaman, che sono delle persone intelligenti, e gli dicono: scusa Naaman, sei venuto fino a qua, se ti avesse chiesto di fare 1000 offerte e 1000 olocausti, l'avresti fatto, una cosa difficile. Perché ti ha chiesto una cosa semplice, non lo fai? Mi sembra di sentire tanta gente che tu gli parli di Gesù, gli dici: guarda, vuoi essere salvato? Sì. Che devo fare? Tu vai nella tua cameretta, ti metti in ginocchio e dici: Signore, salvami. È così facile. Perché è difficile. Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Chissà perché la gente, se la cosa è difficile, la fa. Se gli chiedono di andare a fare un pellegrinaggio in ginocchio fino all'altra parte della terra, ci vanno. E se gli dici: basta che invochi il nome di Gesù, è troppo facile. È sempre così, vero? Naaman si è infuriato. Così facile, mi sta prendendo in giro. E se ne andava. Ma poi accetta e torna sui suoi passi e si va a buttare nel Giordano per 7 volte. Che bello deve essere stato per i servitori vedere questa scena. Naaman che si butta una volta, tutto lebbroso, no? Brutto, con la carne rovinata, esce fuori una volta e fa e lo vedi un po' bruciato, perché l'avete detto voi. Poi si butta un'altra volta, però lo fa. E per 7 volte, fino alla 7ª volta, quando dice la Bibbia, quando uscì la 7ª volta, la sua carne era come quella di un bambino. Ed allora lui torna da Eliseo per ringraziarlo, con grande gratitudine, torna per omaggiarlo, per fargli un regalo. E noi vediamo che al versetto 16 Eliseo non vorrà niente da lui. Eliseo non vorrà niente da lui. Naaman gli offriva i beni, i doni, ma Eliseo disse: come è vero che il Signore vive, io di cui io sono servo, io non accetterò da te nulla. E Naaman insisteva, ma egli rifiutò. Ed allora gli permise, poi vediamo, di portare via della terra. È bella questo gesto di Naaman. Naaman chiede di portare via la terra di Israele e di portarsela a casa. Perché? Perché voleva costruire un altare a casa sua al Signore. Non poteva farlo sulla terra siriana, ma sulla terra di Israele. In altre parole, la casa di Naaman si era convertita, grazie alla fanciulla, ricordate? E adesso però possiamo arrivare al nostro Gehazi. Naaman se ne va in pace, gli dice Eliseo. Ma Gehazi, verso 20, ma Gehazi, se la storia fosse finita, la parola prima era una storia a lieto fine, un grande miracolo, una bella storia da raccontare in tutte le epoche, ma Gehazi, e questa è una lezione che sento forte sul cuore per noi stasera, ma Gehazi, perché Gehazi era un discepolo dei profeti, era il servitore di Eliseo e probabilmente, forse inizialmente, doveva essere il suo successore. Non lo sappiamo. Era uno che viveva insieme a Eliseo. Aveva un posto di prestigio. Ma Gehazi, servo di Eliseo, uomo di Dio, disse: il mio Signore è stato troppo generoso con questo siro. Gli ultimi 7 versetti che abbiamo letto sono la storia di Gehazi. Abbiamo detto non era l'ultimo arrivato, era il discepolo più vicino ad Eliseo. Ricorda un po' Giuda anche Gehazi, per certi aspetti. Aveva un grande privilegio, serviva questo grande profeta di Israele. Lo troviamo in altri episodi, se voi leggete la Bibbia ci sono altri due episodi dove c'è Gehazi. Ma Gehazi aveva un problema nascosto nell'anima. Pur essendo un discepolo di profeta, pur ascoltando Eliseo che predicava e vedendo le opere che faceva, e non era poco, nell'anima questo Gehazi aveva un problema nascosto, che la Bibbia chiama
con una parola antica, cupidigia. La cupidigia. Sapete cos'è la cupidigia? È il desiderio, l'avidità di possesso, di ricchezza, di denaro, di onori, di potere soprattutto. Questa avidità, questo desiderio nascosto di soldi, di potere, di successo, di onore. L'Apostolo Paolo diceva ai cristiani: fate morire queste cose, quello che dentro di voi è terreno, è cattivo, la fornicazione, l'impurità, le passioni, i desideri cattivi, la cupidigia, cioè quella che c'era Gheazzi, che è come l'idolatria. La cupidigia è come l'idolatria, è come adorare un idolo. Gheazzi aveva questa idolatria dentro di sé, ma lui dentro di sé c'era un desiderio, un'avidità di ricchezza, di denaro, soprattutto di soldi. Il decimo comandamento di Esodo è non concupire, cioè non desiderare la roba degli altri, la donna, la roba degli altri, no? Sappiamo, era un comandamento per Israele e lo sapeva a memoria il nostro Gheazzi, ma il suo cuore era pieno di cupidigia. Mentre Eliseo non aveva accettato nulla da Naaman, Naaman guarito dalla lebbra, con tutti quei beni, immaginate questo 1.200.000 euro di roba appresso, va, posso farti un regalo, era una bella tentazione, eh? Uno poteva pure dire, sai che c'è, noi qui in Israele siamo poveri, questo è pieno di soldi, eppure un nemico, togliamogli un po' di soldi, magari li distribuiamo. No, Eliseo rifiutò: io non accetterò nulla. Perché? Perché Eliseo agiva in nome di Dio e Dio non ha bisogno di nulla. Quello che ce lo fa per grazia, è vero? Il Signore ci guarisce e lo fa come dono, non possiamo comprare i suoi doni. Eliseo sapeva che Dio guarisce gratuitamente e metteva in pratica un'altra lezione di Gesù che ci ha insegnato una cosa importante, vero? Su quello che dobbiamo chiedere. Guarite gli ammalati, dice Gesù ai suoi discepoli, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, guardate come si ritrova la storia, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni e poi aggiunge: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente avete ricevuto e gratuitamente date. Invece Gheazzi non era d'accordo. La sua cupidigia sarà la sua rovina. E Gheazzi vede nella guarigione di Naaman un'occasione, abbiamo letto, gli corre dietro, un'occasione per fare i soldi. E ho paura che ancora oggi nel mondo ci siano tanti che seguono la religione di Gheazzi, che fanno della fede un motivo di commercio, di scambio. Ed allora quelli che seguono la religione di Gheazzi sono capaci di dirti: magari se tu fai una certa offerta il Signore ti ascolterà. Ma questa non è la religione della Bibbia, è la religione di Gheazzi. Eliseo non volle nulla. Eliseo disse: il Signore ti ha guarito, l'ha fatto gratis e io non voglio guadagnarci. No, Gheazzi no. Gheazzi aveva un'avidità nell'anima e gli corre dietro. Gli corre dietro. Vede un'occasione di arricchimento. La cupidigia è pericolosa per i credenti. Vorrei dirvi: stiamo attenti, perché no, vabbè, io sono sotto in banca, ma non ho un euro, non ci arriviamo alla fine del mese. Non bisogna essere ricchi, anzi, a volte sono quelli come Gheazzi, che non hanno niente, che vogliono diventare ricchi e sono malati di cupidigia. Dice l'Apostolo Paolo, e parla ai cristiani, l'amore per il denaro, non a possedere il denaro, ma ad amarlo, l'amore per il denaro è la radice di ogni specie di mali. Alcuni che vi sono dati si sono sviati, si sono procurati molti dolori. Gheazzi è uno di questi, che per amore del denaro
si procurerà addirittura una malattia come la lebbra e rovinerà tutta la sua famiglia, la sua casa. Quindi vede nella guarigione di Naaman l'occasione per arricchirsi, ragazzi. Poi la cupidigia lo spingerà, perché la cupidigia ti fa peccare. Quando uno è malato di cupidigia, poi comincia, va sempre peggio, eh? Va sempre peggio. E la cupidigia lo spinge a mentire spudoratamente. Quando Naaman lo vede arrivare che gli corre dietro, abbiamo letto, scende dal carro e dice: va tutto bene? Che è successo? Tutto bene. Guardate che bugia che dice Gehazi. Forse è una delle bugie più grosse della Bibbia. Il mio Signore mi manda a dirti: proprio ora mi sono arrivati due giovani discepoli di profeti, non sappiamo cosa farli mangiare, se servirebbe qualche euro, guarda un po' che puoi fare. Che bugia, eh? Ci mette in mezzo anche il nome di Eliseo, mette in mezzo anche il profeta, quindi poteva essere anche una perdita di stima di Naaman nei confronti di Eliseo, che 5 minuti prima ha detto: non voglio niente, mo mi manda a chiedere i soldi. Ma Naaman, felice, no, no. Vuoi un talento? No, te ne do due. Che poi il Gehazi non chiede poco. Ti prego, sai, sono arrivati questi due discepoli, hanno fame, dobbiamo comprare due pizze, Margherita. Dammi un talento d'argento, 120.000 euro. Vedete come agiva Gehazi, no? Cioè, sono arrivati questi due discepoli profeti, ci manca da mangiare, mi dai un talento d'argento, 120.000 euro. E Naaman dice: vabbè, certo, avete fame, però ve ne do due di talenti d'argento, 240.000 euro, e anche qualche vestito, prendi, porta. E poi se ne va Naaman. Ah, la cupidigia spinge Gehazi a mentire spudoratamente. E quando gli danno quei sacchi pieni di roba, vedete che poi gli manderà dei servi, che gli portano davanti questi sacchi, e prende questi sacchi con l'argento, con le vesti, con i 240.000 euro, comincia tutto contento, Gehazi, perché quando uno si svia, poi non ragiona più, ha perso il senso delle cose di Dio, Gehazi. E comincia tutto contento a fare dei programmi nella sua testa: a 240.000 euro, adesso mi compro quell'uliveto vicino a casa mia, poi mi compro quell'altra vigna, poi un piccolo gregge di pecore, pure qualche capra, non c'è male, qualche bue per arare, e perché no? Ho lavorato, adesso mi faccio servire qualche servo e qualche serva, 240.000 euro, ah, che opportunità che ha avuto, che fortuna che ha avuto. Gli avidi non hanno problemi a mentire, ricordatelo sempre, gli avidi non hanno problemi a mentirvi, quindi state attenti agli avidi. E se ne torna verso casa, e vediamo che la terza cosa di Gehazi non solo cerca di arricchirsi con la guarigione di Naaman, poi mente spudoratamente, poi pensava Gehazi di non essere visto, nel suo è ottenebrato spiritualmente, no? Lui pensa che Dio non ci vede. Questa è una cosa che succede a chi si allontana dal Signore. Pensa che Dio non vede, Dio è diventato cieco. E quindi si presenta come se niente fosse. Andò a presentarsi davanti a Eliseo e gli disse, che disse a lui: da dove vieni, Gehazi? Si presenta, va a portare la rifurtiva a casa e poi si presenta davanti a Eliseo: da dove vieni, Gehazi? È un'altra bugia, perché quando si cominciano a dire le bugie, lo sapete? Sono come le ciliegie, le bugie. Una dirà l'altra, sempre più grosse. Da dove vieni, Gehazi? Oh, il tuo servo non è andato in nessun luogo. Interessante la risposta di Gehazi: non sono andato da nessuna parte. Ma a questo passo ci ricorda che non possiamo prendere in giro Dio. È un passo molto forte. E vale per oggi, vale per i cristiani. I Gehazi, lo spirito di Gehazi potrebbe staccarsi addosso a noi. E per quello dobbiamo guardarci.
Gehazi pensava di non essere visto, pensava che Dio non ci vede, pensava di poter prendere in giro Dio, di poter prendere in giro Eliseo, che era il rappresentante di Dio lì in Israele. Ma Dio non si può prendere in giro, cari fratelli e sorelle, e meno male che è così, è meno male che è così. Il Signore ci vede quando ci alziamo, ci vede quando ci corichiamo, ci vede quando camminiamo, vede tutto quello che facciamo e legge tutto quello che pensiamo. Ci vede il Signore, molto bene. E per quello che quando andiamo davanti a Dio e ci presentiamo davanti al Signore, la prima cosa che vogliamo fare è dire come Davide: Signore, purifica il mio peccato, purificami anche da quelli che mi sono nascosti. No, Gehazi pensa di prendere in giro Dio, ma Eliseo gli fa tutto il discorso. Il mio spirito, Eliseo rappresenta Gesù, abbiamo detto, no? Il mio spirito, Gehazi, non era forse presente laggiù quando quell'uomo si è voltato, è sceso dal carro, gli ha raccontato tutta la storia, è sceso dal carro per venirti incontro? Non ti vedevo forse, Gehazi? E qui c'è una frase che mi ha toccato tanto, che voglio lasciarti questa sera come uno stimolo del Signore a camminare per la via giusta. È forse questo il momento di prendere denaro, di prendere vesti, e qui gli legge tutto il suo programma, di oliveti, le vigne, le pecore, i buoi, i servi e le serve? E forse questo è il momento? Non c'era solo il denaro e le vesti, c'era anche tutto il suo programmino. E questo è il momento? È una domanda che il Signore ha fatto a me. È questo il momento? E allora la prima cosa che dobbiamo chiederci stasera: che momento è questo? Che momento è questo? Che momento è, fratelli e sorelle? Che momento è questo? E allora, Signore, che momento è? Dicono che c'è il 44% dei giovani senza lavoro in Italia. Forse è pure ottimistica la cosa. In certi posti è molto di più. Un giovane su due non trova il lavoro, vive una frustrazione, non lo sappiamo, i nostri ragazzi che non lo trovano, però c'hanno il Signore, ma quelli che non hanno il Signore, in una frustrazione totale. Che momento è questo? Pensi ai soldi, alla vigna, al campo. Ai tempi di Eliseo, che momento era? Gehazi lo sapeva, c'era la guerra, c'era l'idolatria, c'erano i re malvagi. Ai tempi di Eliseo, Israele era diviso in due, c'era una confusione morale, era un momento molto difficile. E questo è il momento, Gehazi, tu che devi essere il mio discepolo, di pensare ai soldi, alle vesti, ai buoi, alle pecore e a darti a queste cose al punto di mentire a Dio. E io ho pensato a noi, appunto. E che momento è? Ho letto un articolo l'altro giorno, in Italia ci sono 10 milioni di poveri. Ora non sono i poveri del Burkina Faso, perché lì muoiono di fame. Qui non si muore di fame, grazie a Dio. Ma poveri da un punto di vista italiano, 10 milioni di gente che non c'è i soldi per pagare la bolletta, per fare la spesa. Che momento è questo? Dicono che ormai è superata la soglia del 50% dei divorzi. Ormai i giovani neanche si sposano più. Soltanto a Toraccia si sposano, a Toraccia, grazie a Dio. È un matrimonio, uno stop. Ma ringraziamo il Signore per questo, per la sua bontà. Ma fuori, che momento è? Brutto momento. Poi non voglio continuare con questa lista, perché te la puoi fare da solo guardando il telegiornale. Che momento è? Sai quante guerre ci sono oggi sulla faccia della terra? Nel 2011 erano 388 guerre. Guerre più piccole, grandi, medie,
rivoluzioni, guerre civili. C'è un sito internet che ti invito ad andare a vedere, guerrenelmondo.it. È aggiornato a oggi e c'è una pagina infinita, che tu non la finisci mai, di tutte le nazioni dove c'è la guerra, le ribellioni, le guerre civili, non finisce mai. Sono 62 nazioni, 62 nazioni sulla faccia della terra dove ci sono guerre, ribellioni, guerre civili, minacce di guerre. Ci sono 549 eserciti grandi e piccoli che si combattono oggi, stasera, che si ammazzano. Potremmo continuare con questa triste statistica, però ho voluto applicarla a me stesso, fratelli e sorelle, per dire: io, Signore, mi rendo conto in che momento è, o faccio come tanti che pensano soltanto al loro momento. So che è una parola un po' duretta, però, fratelli e sorelle, la parola di Dio viene per svegliarci, per riportarci alla realtà. Gheazi, nel suo egoismo, pensava soltanto alla sua pancia, pensava soltanto agli affari suoi. Lui che doveva essere il discepolo del profeta, che doveva riportare il popolo di Israele al Signore, si era dato invece alla cupidigia. Io so di parlare a fratelli e sorelle. Noi abbiamo avuto dal Signore Gesù un mandato che è più grosso di quello di Gheazi, lo sapete? Di evangelizzare. Come la fanciulla dell'inizio del capitolo, evangelizzare. Sia che le cose ci vanno bene, sia che le cose ci vanno male, di evangelizzare, di portare a Gesù le persone. Poi senz'altro abbiamo, il Signore ci benedice, e possiamo anche fare i nostri progetti, possiamo anche pensare di arredare la nostra casa. Nessuno ci nega quello. Ma c'è nel nostro piano il servire Dio? La cosa più importante è, abbiamo cantato prima, servire te. O c'è il pericolo che, come Gheazi, in questo momento, come disse Eliseo, questo è il momento di prendere denaro, prendere vesti, olivei di vigne, pecore, buoi, servi e serve. Signore, aiutaci. Ai tempi di Egeo, il profeta Egeo, andatelo a leggere, c'era il tempio che doveva essere ricostruito. Poi, per un motivo o l'altro, si erano scoraggiati e non hanno più ricostruito niente. E il Signore ha dovuto mandare Egeo a dire al popolo di Israele: siete venuti qua 20 anni fa per costruire il tempio, ricostruirlo, e non l'avete ancora fatto. Però è questo il momento, dice il profeta Ageo, è questo il momento di abitare nelle vostre case ben rivestiti di legno mentre questo tempio è in rovina? Riflettete sulla vostra condotta, gli diceva Ageo. Fratelli e sorelle, io penso che questo è il momento di mettere in cima a tutti i nostri programmi: Signore, io voglio servire te. Siete d'accordo? Poi i nostri programmi il Signore ce li lascia, ma c'è questo pensiero nei nostri pensieri, c'è questo pensiero in questo momento, o vogliamo continuare a chiuderci gli occhi, a tapparci le orecchie e rischiare di poi di fare la fine di Gheazi? Gheazi se ne andò lebbroso quel giorno, Naaman fu guarito e Gheazi si ammalò. Dobbiamo considerarla tutta la Bibbia. C'è una guarigione e c'è una punizione. C'è una guarigione e c'è un giudizio. Io, Signore, voglio servire te. Io voglio vedere la guarigione e mai e poi mai voglio diventare come Gheazi. Guardate che tanti credenti sono diventati come Gheazi, e io l'ho pure conosciuti, persone che hanno lasciato il Signore, si sono andati appresso ai soldi, sono andati appresso alle loro carriere, sono andati appresso alle loro cose, e gli si è attaccata addosso di nuovo la lebbra dei vecchi peccati. O Signore, aiutaci. Signore, liberaci. Signore, dacci uno sguardo puro questa sera. Signore, parlaci. L'epilogo è significativo. Noi però vogliamo dire, Signore, cose positive questa sera.
per l'anima nostra, perché noi non vogliamo essere come Gheazzi, eh? Vogliamo prendere la tua parola come un santo avvertimento dal cielo e dire: Signore, che mai poi mai al mio cuore si possa attaccare la cupidigia di questo mondo. Chiniamo il nostro capo e preghiamo. Sondami, Signore, tu mi conosci. Grazie Gesù. Spezza e piega il mio cuore. Trasformami conforme alla tua parola. Riempimi finché in me si trovi solo te, perciò usami, Signore, usami come un faro. Sulle acque, come un'oasi nel deserto, come freccia che va a segno, voglio che mi usi come solo tu sai fare in ogni tempo, in ogni luogo. Ecco qui la mia vita, usami, Signore. Con una preghiera, alleluia, tu mi conosci, Signore. Spezza e piega il mio cuore, trasformami conforme alla tua parola, riempimi finché in me si trovi solo. Voglio che mi usi come solo tu sai fare in ogni tempo, in ogni luogo. Ecco qui la mia vita, usami, Signore, usami, sondami. Trasformami, riempimi ed usami, sondami, modellami, trasformami, riempimi ed usami. Come un'oasi nel deserto, come freccia che va segno, voglio che mi usi come solo tu sai fare in ogni tempo, in ogni luogo. Ecco qui la mia vita, usami, Signore. Gloria a te, Gesù. Gloria a te, Gesù. Gloria a te, Signore. Alleluia. Alleluia.